Prego. Colleghi, scusa. Che senso Grazie, ha grazie questo? Presidente. Per favore. Prego, onorevole Colombo. Un'ombra mafiosa scende oggi sulla giustizia e sulla libertà dell'informazione italiana. D'ora in poi nelle aule dei nostri tribunali, invece della scritta "la legge è uguale per tutti", potremo scrivere "nessuno deve sapere". È un'umiliazione al mondo dei magistrati. Conoscete nel mondo libero una norma che prescriva l'anonimato del magistrato alla Orwell? Potete nominare un paese nel quale i magistrati devono restare anonimi? Potete valutare da un'affermazione di questo genere, da una decisione di questo genere, la gravità dell'offesa che viene recata all'opinione pubblica, l'umiliazione che viene recata alla stampa e ai media nel mondo democratico in cui si ricorda, non si può non ricordare la frase di Jefferson: in un mondo senza governo preferisco la stampa piuttosto che preferire il governo. Meglio la stampa senza governo che il governo senza la stampa. Noi abbiamo un governo che è capace di creare questa sequenza, Presidente. Il pacchetto sicurezza, il taglio dei fondi alle polizie, l'istituzione delle ronde di Stato che sono in sé un'istituzione contro lo Stato, il reato di clandestinità che è l'istituzione del razzismo di Stato, la proibizione delle intercettazioni che è l'impossibilità di realizzare una politica della sicurezza, l'isolamento e anonimato e umiliazione dei magistrati che non si deve sapere che stanno indagando, e in cui l'indagato non deve sapere il nome del magistrato che si sta occupando di lui. È una cosa da Fornaretto di Venezia, è una cosa dai momenti peggiori del passato autoritario della storia italiana. Persino il fascismo aveva pensato bene di istituire i tribunali speciali piuttosto che i tribunali anonimi. Siamo in un grado inferiore, ma molto più vicino al silenzio mafioso di quello che abbiamo, di quello che la Resistenza ha distrutto nel mondo del fascismo. È un percorso liberticida quello che ho descritto, Presidente, ma è anche il percorso di un pazzo, perché ognuna delle cose che ci hanno fatto votare qui contraddice l'altra. La seconda rende impossibile la prima, la terza nega la seconda, la quarta nega la prima, la terza e la seconda. È una situazione assolutamente al di fuori del buonsenso, dell'intelligenza e anche di quella cura delle istituzioni che dovrebbe essere tipico di chi governa. Il blocco delle intercettazioni è un grande regalo alla malavita. La malavita, Presidente, sa come ringraziare, sa in quali giorni esprimere il proprio ringraziamento. Il blocco telematico, in particolare, è una follia che va al di fuori e al di là della scienza e conoscenza dei fatti. Ci sono processi in corso che sono fondati sull'analisi, dei reperti ricavati dai computers. Ci sono situazioni aperte, basate sull'evidenza che si è potuta avere dai computers, per non parlare dei reati più ignobili che vengono compiuti attraverso il computers. Vede, Presidente, è facile obiettare, ma i cittadini questo disastro lo premiano. Io vorrei ricordarvi, colleghi di centrodestra e colleghi di quella che un tempo era una destra, vorrei ricordarvi che un giorno, tornati liberi, i cittadini italiani sapranno valutare il disastro che state compiendo per la Repubblica. Grazie.